manovra che definirei la manovra salva Italia, perché alla fine questo è il risultato economico, produttivo e sociale di questa manovra economica. È stata faticosa, però penso di poter dire che l'obiettivo è stato raggiunto. Che per noi, signor Presidente del Senato, vede un bicchiere più che mezzo pieno. L'IVA non aumenta, aumentano i denari per la sanità, non da adesso, senatore Errani, dal 2013. Aumentano i denari per il lavoro e siamo contenti. E la risposta della Lega a questa richiesta di fiducia è no. Abbiamo tanta strada da fare, ma per la prima volta, per esempio, sulla casa c'è una scelta netta. Si rifinanzi il fondo per gli affitti e si mettono risorse per rilanciare la costruzione dell'edilizia residenziale pubblica, ferma ormai da più di un decennio. Più che il conto del papete, gli italiani oggi stanno pagando i debiti di 7 anni di governo del Partito Democratico. Il primo incremento dell'IVA, il primo incremento dell'IVA dopo i diktat dell'Unione Europea, per esempio, è scattato nell'agosto del 2011 con il passaggio dell'aliquota dal 20 al 21% e una stangata per gli italiani da 4,5 miliardi di euro. Quella decisione venne approvata dal quarto governo Berlusconi con dentro la Lega. Ecco, siccome io qui, dentro questa manovra, non trovo alcunché di espansivo, per cortesia concluda. Provo e chiudo ancora una volta una logica che è quella della gabbia di Bruxelles, purtroppo dovrò votare no. Grazie. Un decreto che mette in salvaguardia i risparmiatori e i lavoratori della Banca Popolare di Bari. Dopodiché è altrettanto, bisogna dire con chiarezza, che siamo nella continuità delle scelte che sono state fatte, con una differenza: che in passato non sono state destinate tante risorse per fare un intervento su una banca e che in questo caso ci troviamo di fronte anche ad un inadempimento da parte di quella banca. Quella banca doveva essere già una società per azioni. Preferite, come ha detto qualche collega, tassare lo zucchero e fare circolare le droghe. Avete sbagliato barattolo in casa vostra. Se alcuni colleghi mettessero per l'agricoltura vera la passione che ci mettono per le canne, l'Italia sarebbe un paese più sano.